buona serata a tutti, gentili signori e signori, ben ritrovati per l'ultima edizione di oggi di Speciale News. In apertura parliamo di spettacolo. La notizia già girava in città da qualche giorno, ma adesso giunge la conferma ufficiale. Il prestigioso attore napoletano, comico Biagio Izzo, terrà uno spettacolo a Cerignola presso i giardini di Tenuta Santa Maria, organizzata dalla ADM1, l'agenzia di management diretta da Antonio De Toma. Lo stesso organizzatore, in un'intervista rilasciata alla notiziaweb.it, ha detto: una serata diversa e nuova in una città che risponde sempre positivamente agli avvenimenti di un certo tipo. Partiamo con Biagio Izzo, ma non escludo sorprese dell'ultimo minuto, sempre di grande caratura. Tra l'altro la notiziaweb.it, che sarà il partner dell'evento, comunicherà poi tutti i dettagli e le modalità di acquisto di prevendita dei biglietti. Tra l'altro lo stesso manager ha detto: abbiamo pensato di ospitare l'evento in una location raffinata, appunto Tenuta Santa Maria, lontano dai rumori della città, in cui poter gustare appieno il talento del comico napoletano. Parliamo adesso di Due Ruote, e la Due Ruote più amata dagli italiani, e di certo un pezzo di storia che, pur passando fra diverse epoche, suscita sempre emozioni. Stiamo parlando della mitica Vespa, che sarà protagonista di un evento mondiale in programma a Mantova dal 12 al 15 giugno. Si tratta del Vespa World Day 2014. Parteciperà anche l'associazione Vespa Club di Cerignola, diretta da Andrea Ladogana, che in una dichiarazione rilasciata alla testata Speciale News dice: è un evento importante e saremo felici di esserci. Questa moto continua a essere un punto di riferimento del nostro paese. Siamo innamorati e ci confronteremo con appassionati di tutto il mondo in questi giorni che saranno sicuramente emozionanti. Il team del sodalizio Fantino è composto da 18 persone che partiranno il 12 giugno alle 4 del mattino dal Parco della Mezzaluna. Dopo una sosta a Riccione, arriveranno il giorno successivo nella città lombarda, dove rimarranno fino al 15 giugno. Il rientro a Cerignola è previsto nella tarda serata di domenica. In chiusura, lo sport, il calcio. È arrivata poche ore fa a Latina la formazione del Bari, che domani sosterrà la semifinale di ritorno contro la formazione romana nell'ambito della semifinale play-off per l'accesso all'atto finale per la promozione in Serie A. Nella gara di andata, disputata allo stadio San Nicola domenica scorsa, la formazione barese è stata fermata sul 2-2. L'altra semifinale in programma sarà al Dino Manuzzi fra il Cesena ed il Modena. All'andata, in trasferta, i cesenati hanno vinto con il punteggio di 1-0. È tutto per la nostra giornata di informazione. Speciale News torna come di consueto domani con le due edizioni alle 13 ed alle 21:30. Grazie per l'ascolto, a tutti un buon proseguimento di serata.